No, non mi puoi più chiamare così. Ma dico, e poi perché no? Soldo di Cacio. Caro mio, sono già grande abbastanza per essermi dimenticato come è fatto. Ammanettarli! Ammanettarli! Bastonarli! Arrestarli! Arrestarli! Mandarli al fronte! Questo possiamo fare! Non c'è altro, non c'è nient'altro da fare! Finché mi è possibile, io ci provo con le buone! Ma come dobbiamo fare se questi cani dei sindacati non la piantano di aizzare dibattiti sulla situazione degli operai? La questione alimentare, ma come si fa ad andare avanti? Stato giuridico, condizioni di lavoro, riforma del diritto di lavoro in tempo di guerra. Finché si può ci provo con le buone, ma come si fa se questi cani dei sindacati non la piantano di aizzare dibattiti sugli operai, la questione alimentare, ma come si fa ad andare avanti? Stato giuridico, condizioni di lavoro, riforma del diritto di lavoro in tempo di guerra. Dalla legge sulla produzione di guerra produzione militare, e da quella sulla milizia popolare. Abbiamo spremuto tutto quel che c'era da spremere. Non abbiamo niente da rimproverarci. Il più bello è successo nell'agosto con i fabbri, e i meccanici. La mattina guadagnavano ancora a Cottimo le loro sei corone. A mezzogiorno hanno passato la visita. E sono stati graziosamente informati. E ormai erano militari. Erano al posto di lavoro a fare le stesse cose per la paga militare. Erano di nuovo al posto di lavoro a fare le stesse cose per la paga militare. Nessuno ha affiatato. Quando li portano via dal lavoro, per le strade, con le baionette inastate, è già un bel esempio. Senza farli lavar prima. I capelli rapati, anche se uno deve star dentro solo 24 ore. Il costo del vitto detratto dalla paga. Nessuno di questi signori ha avuto più da lamentarsi. Ecco fatto. Fino ai gas, ai carri armati, ai sommergibili, ai cannoni che sparano a 120 chilometri di distanza, è giunta al punto che l'esercito dovrebbe essere destituito dalle forze armate per viltà di fronte al nemico. Partendo dal concetto dell'onore militare, il mondo dovrebbe giungere alla pace perpetua, già che cosa abbia a che fare col valore e l'ardimento la scoperta di un chimico che già di per sé disonora la scienza. E come la gloria delle battaglie possa essere attribuita a un'offensiva gloriosa senza soffocare nel gas della propria vergogna è l'unica cosa che ancora non si riesce a scoprire. Ma non è indifferente quale arma porti la morte? Naturalmente, per un'umanità
che ritiene indispensabile per la vita che ci si ammazzi a vicenda. È indifferente il modo in cui si procede. La strage è la cosa più pratica. Il coraggio che l'uomo acquista con l'arma, forse l'acquista anche la massa, ma degenera in viltà se l'uomo non è più visibile per la massa, e si riduce poi a bassezza quando anche per l'uomo la massa non è più visibile. Ecco dove siamo arrivati. Ma per quel decreto del diavolo, che è rintracciabile nei laboratori, si andrà avanti ancora, quando i nemici si saranno reciprocamente, continuamente superati. I carri e i gas lasceranno il campo ai batteri e non ci si opporrà più al concetto liberatore che le pestilenze, prima semplici conseguenze delle guerre, possono essere usate come strumento di guerra. Molti medici delle case di cura risuona una nota di disperazione quando descrivono la fame dei ricoverati che cercano di trangugiare i rifiuti, i torsi di cavolo e tante altre cose immangiabili pur di placare i morsi tormentosi della fame. Che mi sia capitato finora. Una sorte benigna lo ha portato a me dalla camera di sicurezza, poiché evidentemente è impossibile che sconti tutti gli anni di reclusione che i suoi delitti avrebbero meritato. Si è dovuto, nolens volens, fare appello alla psichiatria. Quest'uomo ha espresso l'opinione che la Germania si troverebbe in una situazione alimentare insoddisfacente. Tutti riuniti, i signori imboscati. Sosò, niente storie, ci arriviamo subito, un momentino. Allora, si procede? Cos'è? Manca l'alta tensione oggi? Di corsa! E vogliamo vedere chi sono i simulatori degli imboscati. Quello è un caso molto sospetto, il numero 5. C'è un solo rimedio, quello che prescriviamo nei casi estremi. Via! Sotto il fuoco di sbarramento. Sì, signore, la cosa migliore è mettere tutti gli psicopatici in un vagone blindato e
sbatterli sotto un bel fuoco di sbarramento. Dimenticherebbero i loro disturbi e tornerebbero ad essere abili per il fronte. Passerebbero tutte le nevrosi. Quest'uomo dubita della vittoria finale della Germania. Signori, quest'uomo soffre dell'idea fissa che la Germania sia spinta alla catastrofe da una ideologia criminale. Ritiene che siamo perduti, a meno che, proprio al culmine della nostra marcia vittoriosa, non ci dichiariamo sconfitti. Che la colpa è del nostro governo e delle nostre autorità militari, certo non di quelle inglesi, se i nostri figli debbono morire. Vi ho illustrato questo caso, illustri colleghi della medicina interna, perché voi possiate tentare di influenzare il paziente riferendogli le vostre esperienze sullo stato di salute della popolazione tedesca in tempo di guerra. Dal suo tipo di reazione, io mi riprometto di completare il suo quadro clinico, se non di correggerlo in quella direzione in cui si potrebbe accertare la sua responsabilità criminale. Sì. Fra di voi c'è uno dei 93 intellettuali. Lascio la sala. Ma guarda! Signori, vi prego di considerare questo parossismo non tanto un insulto quanto un sintomo. Ma prego ora lo stimato collega Boas di voler tentare col paziente. Ho dichiarato più volte e lo confermo di nuovo che le restrizioni alimentari non hanno affatto nuociuto alla salute del nostro popolo. Si vede che fa la spesa al mercato nero. Ah-ha! Prego, collega, che ne è della mortalità infantile? Un punto che ricorre di continuo nella fantasia del nostro paziente. È ampiamente dimostrato che non si può parlare di un effetto negativo delle condizioni alimentari sulla mortalità infantile. E non si deve parlare, caro signore. L'accresciuto benessere e il diffondersi di un'alimentazione di lusso hanno rovinato la nostra salute. Oggi invece milioni di uomini sotto il peso delle privazioni hanno ritrovato la via della natura e il gusto di una vita semplice. Preoccupiamoci degli insegnamenti della guerra di oggi non vadano perduti per le generazioni future. Bravo! Per quanto riguarda la futura generazione della Germania, io la vedo venire al mondo rachitica. Bambini già infermi, felici coloro che sono morti in guerra, perché quelli nati in guerra porteranno le protesi. Io prevedo che questa follia del tener duro, questa miserabile fierezza per le perdite altrui che contraddistingue gli uomini tedeschi, questa perversa condizione di spirito di una società che respira una gloria organizzata e che si nutre dell'autoinganno, lascerà dietro di sé una Germania mutilata. Ma è uno scandalo! Vergogna! Basta! Poiché Alfedienicin vengono imputati due reati, questi dovrà subire la pena di morte per qui. Con riguardo alla gravità dei reati attribuiti a Fiedor Pribb, questi dovrà subire la pena di morte per sesto. Pedro Zuss dovrà subire per ultimo la pena di morte inflittagli a causa della gravità della sua colpa. Questa corte ha deliberato che la sua pena è la più grave e che quindi debba subire per ultimo la pena di morte inflittagli. L'udienza è chiusa. Dio sa che muoio innocente. Quanti gradi ci saranno? Sui 30. Ah. Potete slegarvi.
giù, nella buca. C'è abbastanza puzza e umidità? Signor sì. Ha già un bel febbrone? Signor sì. Doppia sentinella. Avanti, niente da mangiare e niente da bere per questo porco. Ah, e che non vada al cesso, né di giorno né di notte. Tanto non avrà bisogno. Allora, come ieri, eh? Chi ha qualcosa da dire lo spacco in due. Non credi, anche tu, che sarebbe più da cristiani se invece di questo qui ci fosse lui? Ci ho ripensato. Vediamo un po', fuori il galeoffo. Oh, forza! Forse... forse non può più, signor tenente! Perché? Che cos'ha? Oh, avanti! Fuori il porco! Vuoi darla a bere, eh? Il porco fa solo finta. Dategli dei calci nel sedere. La fai correre, porco! Non è ancora crepata questa carogna. Sì, proprio ora. Morte per congelamento. Vani i tentativi di rianimazione. La cosa più incresciosa è che non ha avuto da mangiare. Bisogna arrangiare la faccenda in modo che nessuno possa darci fastidio. Ma non c'è dubbio, il materiale umano è esausto e malato. Niente altro che minestra in scatola e quella fa male alla salute. Devo ammetterlo, La fame, le botte, la catena non bastano più a riaccendere la voglia di combattere. Ma che si deve fare? Quanto al maghe, possiamo dire di aver fatto tutto il possibile. Scriverò al padre una lettera. Gentile signore il maghe, con la presente adempio al triste dovere di informarla dell'improvviso decesso di suo figlio, il fuciliere della guardia Karl Elmaker. Il medico ha constatato una colite emorragica. Durante la sua breve malattia suo figlio ha ricevuto ogni cura e la migliore assistenza medica. E col defunto noi perdiamo un valoroso soldato e un caro camerata, di cui piangiamo con dolore la dipartita. I suoi resti mortali riposano nel cimitero di Dolski, eccetera. Oh! Cosa facevi? Agli ordini, signor maggiore! Ero sellaio! E non hai ancora imparato che devi guardarmi negli occhi? Cane! Cani tutti quanti! Figlio di una cagna! Oggi, tanto per cambiare, si saluta da sciattoni! Sì. Se la pigliano comoda, lor signori, a letto e in patria. Ma proprio per questo oggi sono qui, tra di voi. Ufficiale medico, tiri su questa gente perché ho una comunicazione importante ed esemplare da fare. Si tratta della nuova disposizione relativa ai saluti militari, non qui in ospedale, ma per quando gli uomini saranno di nuovo in piedi, in modo che ci si abituino prima di tornare al fronte. Allora, attenzione, disposizione relativa ai saluti militari. Il saluto militare deve essere sempre reso
con la massima energia, assumendo la posizione prescritta. A ogni superiore va reso il prescritto saluto quando questi si trovi a meno di 30 passi dal sottoposto o inferiore di grado. E questo saluto va effettuato portando con movimento sciolto il braccio destro verso la testa, con il palmo della mano rivolto verso il viso all'altezza dell'occhio destro, in modo che le punte delle dita chiuse tocchino la visiera del copricapo, nel caso di berretto senza visiera, il bordo del berretto. Se il soldato porta qualcosa nella destra, saluterà con la sinistra. Se ha entrambi le mani occupate, il saluto verrà effettuato con un vigoroso movimento del capo. Ora, per quanto riguarda altre forme di saluto ormai invalse, come ad esempio sollevare la destra con il palmo all'infuori verso destra con le dita allargate, il toccare la visiera con l'indice sovente davanti al naso, il saluto con la sigaretta o il sigaro, pipa corta, cosiddetta scaldanaso, tenuta nella mano che saluta, o addirittura in bocca. Tutte queste forme, dicevo, sono severamente proibite. Quei militari che non effettuano il saluto secondo le norme o che per qualsiasi motivo le tralasciano incorreranno in severe sanzioni. Quindi ficcatevelo bene in testa che chi non porta con movimento sciolto il braccio destro verso la testa, con il palmo della mano rivolto verso il viso all'altezza dell'occhio destro, in modo che le punte delle dita chiuse tocchino la visiera del copricapo, nel caso di berretto senza visiera il bordo del berretto, potrà esserci costretto. Ficcatevelo bene in testa, questo valga come esempio. Ora i sottufficiali verranno con voi a fare esercitazioni di saluto. Non voglio sentire lagnanze. Insomma, ma che cosa volete? Il mangiare non mi manca. La minestra, quell'ottima verdura secca, anche una tazza di tè. 6 centesimi al giorno senza dover lavorare. E se fate i bravi? Insomma, vi danno anche la protesi, ma su che un po' di saluti prima di ripartire. Non hanno mai ammazzato nessuno. Ma allora, cosa vuole ancora? Tenere in evidenza un caso così è impossibile. Ma come facciamo a sapere se suo figlio è morto? Oh, è stato ferito! Ho fatto prigioniero! Deve rivolgersi al Ministero della Guerra italiano! E poi, tra un poco, sono le 3! Un po' di comprensione! L'orario è finito, è una roba! Allora, che c'è? Dunque, guardi, posso dirle una cosa in privato. Se sono 6 settimane che lei non ha più notizie di suo figlio, stia pure tranquillo! Che è morto! Sì, ma... Oh, non c'è, ma che tenga! Ma dove andremo a finire se in certi casi? Può immaginare bene che ce ne sono migliaia. Siamo in guerra, caro signore. E anche il cittadino deve fare un piccolo sforzo. Ma guardi noi che stiamo seduti qui. Stiamo qui al nostro posto. E poi, caro signore, lei lo saprà bene, ma glielo dico di nuovo in via confidenziale. Per un soldato non
c'è ambizione, non c'è ricompensa maggiore che morire per la patria. Quindi, arrivederci. Tanti saluti. Per gettare uno sguardo nell'animo del soldato basta leggere una lettera dal fronte, specialmente una di quelle che l'autore è riuscito in qualche modo a far passare tra le maglie della censura. Ciò malgrado se ne desumerebbe che la massima aspirazione di ognuno è battersi bene e che il senso del dovere viene prima della nostalgia della moglie e dei figli. Oppure verrebbe orrore di fronte al crimine smisurato di questi furfanti che hanno causato, ovvero prolungato, la guerra. Il crimine rappresentato dall'intromissione anche in uno solo di questi milioni di destini, da ogni singola felicità fatta a pezzi, calpestata dalla preparazione di questa torturante attesa di sciagure che a casa, nelle trincee, dura da anni, di un'ansia che trema davanti al silenzio e che teme qualunque segno di vita come un messaggero di morte. Una sposa diviene madre, una madre muore, e colui che questi fatti toccano più da vicino se ne sta da qualche parte, in mezzo al fango, per la patria. Sembra che il motivo generale del ritardo della posta diretta all'interno sia il fatto che ora non si applica più la censura, ma ci si limita a tenere ferma la posta per far sì che gli eventi la superi. Io provo in vari modi ad alleviarmi questo periodo che è duro, terribile. Ma tutto è inutile. Se penso molto a te, divento ancora più triste. Se cerco di distrarmi dopo, mi prende una tristezza maggiore. La soluzione è vivere alla giornata per far passare il tempo più in fretta. Perché ogni giorno che passa ci porta più vicini l'uno all'altra, e questo noi non dobbiamo dimenticarlo. Sono ancora sotto l'impressione dell'ansia che oggi provavo per te. Ma voglio scrollarmela di dosso e darmi tutto alla speranza di ricevere buone notizie da te domani. Se ci penso che ora potrei stare vicino a te, vedere il tuo caro visino, parlare con te dei giorni futuri che sempre più suggelleranno la nostra felicità, e pensare che noi eravamo così felici, così intimamente uniti e legati, che uno senza l'altro è perduto. Senza di te sono così misero e meschino. Qualche volta non mi riconosceresti neppure. Ci stringeremo tra le braccia fino a svenire, fino al delirio, da non poterne più d'amore. Amore. Non poterti essere accanto. Non mi sarei mosso dal tuo fianco. Durante le ore difficili che ti aspettano. E tutto per te sarebbe stato più facile. Così lontano. Così lontano da te in queste giornate. Perché? Perché non posso stare adesso con te? Scaldarti e darti forza con il mio amore sconfinato. Non so trattenermi. Ora ho gli occhi bagnati e quasi non vedo quello che scrivo. Dio mio. Non poterti stare vicino. E non c'è speranza.
Ora, non ci mandano a casa, né alla riserva, ma in qualche ospedale. Mi sono venuti tanti capelli grigi, da non poterli più contare. Ma ti amo. Vicina o lontana. Ti amo. Indicibilmente. Follemente. Ebbene, costui torna a casa e trova la moglie e il figlio che stanno bene. La patria vuole altrimenti. Qui viene al mondo un uomo. Là ne cade un altro. Non ho mai letto niente di più triste, di più vero, di questa ultima lettera, di uno che divenne padre nel momento in cui moriva. Amatissimo sposo, ti informo che sono caduta in fallo. Io, caro sposo, non ci posso far niente. Spero mi perdonerai tutto quanto ti dico. Sono incinta di un altro. Io so che tu sei buono e mi perdonerai tutto. Lui mi ha convinta dicendo che tanto non tornerai più dal fronte. E poi ho avuto il mio momento di debolezza. Tu conosci la debolezza delle donne. E non puoi far altro che perdonare. Tanto ormai è successo. Io credevo che ti fosse capitato qualcosa perché sei stato 3 mesi senza scrivere. Mi sono presa un bello spavento quando ho ricevuto la tua lettera e tu eri ancora vivo. Mi fa piacere. Però perdonami. Caro Franz, forse il bimbo muore e allora tutto torna come prima. Quel tizio non lo voglio più ora che so che tu sei vivo. Da noi, a Postalitz, tutto è carissimo. Meno male che tu sei via. Almeno al fronte il mangiare non ti costa nulla. I soldi che mi hai mandato mi servono moltissimo. Un altro saluto dalla tua indimenticabile moglie. A Postalitz! Anna. Forse è della mia Anna. Oddio. Sì. Anche oggi abbiamo attraversato il mondo con i nostri uomini, le nostre tecnologie, il nostro lavoro. Per portare energia nella vita di tutti. Per ridare purezza al futuro delle nostre acque. Tutto questo è il gruppo Eni. Finché c'è Eni, ci sarà energia. Posso offrirle un caffè? Dipende dal caffè. Quando si parla di caffè, dipende sempre dal caffè. Kimbo, il caffè davvero speciale. Quando un classico di Walt Disney come La Sirenetta entra in casa, sembra tutto un sogno. Per questo da oggi La Sirenetta è già in vendita in videocassetta a 39.900 lire. È proprio un sogno ed è proprio vero. Da Walt Disney Home Video, La Sirenetta.
Un sogno tutto per te. Ecco nuovo Svelto Progress. Così piccolo. E basta metà dose. Metà dose? Ma i risultati? Perfetti. Oh. Come se lavassi a mano. Davvero? Facciamo la prova. D'accordo. Ecco il sistema ad ossigeno attivo di Svelto Progress. Come decine di mani. Via lo sporco, perfette le decorazioni. Brillante, no? E il tuo? Il mio perfetto, ma Svelto Progress. No, è senza cloro e senza fosfati. Vediamo, nessuna differenza. Svelto Progress, metà la dose, perfetto il risultato. Io vivo fra la gente. Gente allegra, anche a lunedì. Che si alza presto e non dorme mai. Gente che si diverte a lavorare e a divertirsi. Vivo con chi nella vita trova piacere. Io, l'Amaro Ramazzotti. Piacere da bere. E vi ricordo che dopo il TG2 Notte andrà in onda il film Carambola d'amore. Buon proseguimento di serata. Perché nessuno dimentichi che il calcio è ritrovarsi. Per tutti voi alla deriva nelle strade di Memphis, sono le 2.05 e il tempo qui sembra essersi fermato. In una notte come questa tutto è possibile e niente è come sembra. Andate là fuori e vivete la magia. In un mondo dove tutto è possibile, 205 è la realtà. Peugeot 205, un mondo da vivere. Princeps Chrono Collection. L'eleganza, la perfezione. Princeps Chrono Collection, orologi sangue blu. Lo so, i film d'amore mi fanno piangere, ma per fortuna il mio mascara resiste. È il nuovo mascara Extreme Formula Waterproof di Corol, super resistente, che rende le mie ciglia lunghe, lunghissime. E quando rido di gusto mi scendono le lacrime, ma il mio mascara perfetto non cola, non macchia e rimane più bello, più a lungo. Mascara Extreme Formula Waterproof di Corol. Il mascara super resistente che rende le ciglia lunghe, lunghissime. Portavo un cuore entrando nella stanza, ma uscendo dalla stanza non lo avevo più. Fossi andato da te, lo so bene, il mio cuore forse avrebbe insegnato al tuo cuore a mostrarsi verso di me più pietoso. Ma l'amore, ahimè, al primo soffio, lo infranse come vetro. Cronografi Lucien Rochat. Solo movimenti meccanici. Da sempre.
Buonasera. Gli Stati Uniti non vogliono una Pax americana nel mondo, ma la pace. E per essa si adopereranno in tutte le parti del globo. Lo ha affermato George Bush parlando oggi all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il presidente ha duramente attaccato Saddam Hussein, sostenendo che il Rais di Baghdad ha ripreso la produzione di armi per la distruzione di massa. Non è stato proclamato un nuovo ultimatum, ma Bush ha chiaramente affermato che le sanzioni deliberate dall'ONU nei confronti dell'Iraq non potranno essere annullate sin tanto che Saddam Hussein sarà al potere. Il presidente ha affrontato anche i temi dei rapporti tra palestinesi ed Israele. Per Bush bisogna fermare la politica degli insediamenti ebraici nei territori occupati ed andare ad una conferenza di pace, ma si deve anche annullare la risoluzione dell'ONU che definisce il sionismo una forma di razzismo. Le condizioni atmosferiche sembrano dare una mano ai fautori della pace in Jugoslavia. La pioggia impedisce i raid aerei e l'avanzata dei carri armati. C'è stato un morto a Sebenico per l'esplosione di un colpo di obice all'interno di una caserma federale, ma ciononostante la tregua tra serbi, esercito e croati sembra tenere. Giovedì riprenderanno i lavori della conferenza di pace presieduta dal mediatore europeo Lord Carrington, mentre anche il presidente federale Stipe Mesic pare orientato a chiedere l'intervento delle Nazioni Unite per vigilare sul cessate il fuoco tra le fazioni in lotta. Il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, è rientrato in Italia. A Mosca, ultima tappa di una settimana di appuntamenti internazionali, ha incontrato il leader sovietico Mikhail Gorbaciov. Il servizio del nostro inviato Stefano Picchi. Il presidente del Consiglio Andreotti ha concluso oggi a Mosca una lunga missione all'estero, iniziata una settimana fa a Pechino. Al Cremlino, con Gorbaciov, un colloquio lungo e cordiale, proseguito in una colazione, 3 ore in tutto, dalle quali sono emerse importanti novità e significative conferme. Cominciamo da queste ultime. Non c'è rischio di frammentazione della forza nucleare sovietica tra le diverse repubbliche. Gorbaciov ha detto che la politica di difesa resterà materia del governo centrale della nuova Unione. Le novità invece riguardano la Jugoslavia. Gorbaciov, ha detto Andreotti in una conferenza stampa finale, ha apprezzato gli sforzi europei per la Jugoslavia. Correggendo di molto la posizione di pochi mesi fa, ora anche il presidente sovietico vede in una federazione di stati sovrani la soluzione per la crisi jugoslava. L'inverno è alle porte a Mosca. Sarà una stagione particolarmente difficile sul piano meteorologico, ma soprattutto lo sarà sul piano della vita dei cittadini. Si temono penurie molto gravi. L'Italia si è battuta per un vasto piano di aiuti per questa emergenza, ma bisogna lavorare per la riforma dell'economia sovietica. Il quadro emergerà dal Trattato dell'Unione, economica in discussione tra le repubbliche. Per coordinare le iniziative italiane verrà presto a Mosca il ministro del Tesoro Guido Carli. Paragonare Milano a Palermo, come hanno fatto alcuni giornali, non sta né in cielo né in terra, lo ha detto il segretario del Partito Socialista, Bettino Craxi. Per Craxi, quella di Milano è la sorte tipica delle grandi metropoli aperte che diventano crocevie internazionali. A Milano oggi il segretario del PSI si è incontrato col sindaco di Pietroburgo, già Leningrado, ed ha partecipato alle celebrazioni per il centenario di Critica Sociale. Un occhio ai grandi temi di politica internazionale, soprattutto all'evolversi della situazione in Unione Sovietica, e uno alla situazione politica italiana, in particolare ai rapporti a sinistra. Il segretario del PSI Bettino Craxi, oggi a Milano, ha incontrato prima Anatoly Sobchak, sindaco di San Pietroburgo, l'ex Leningrado, e poi è intervenuto con un discorso all'inaugurazione della mostra dedicata al centenario di Critica Sociale, la rivista fondata da Filippo Turati. Con Sobchak, uno degli esponenti di spicco della nuova Russia democratica, Craxi ha avuto un lungo colloquio. Si è parlato anche degli aiuti economici che l'Italia può stanziare per l'ex impero comunista. La cosa più importante è riuscire a organizzare per il futuro una buona cooperazione economica. La Russia e le repubbliche russe sono paesi nei quali c'era una grande ricchezza di materie prime e una grande ricchezza del fattore umano. Credo che riorganizzandole meglio di come sono state organizzate dal regime che è entrato in crisi si potranno ottenere dei grandi frutti per l'avvenire. L'Europa e la nostra strana. La penso anch'io così e penso che ciò sarà di giovamento per l'Europa e per il nostro paese.
Presenti il sindaco Pillitteri e il ministro Tognoli, che di critica sociale il direttore, Craxi ha poi inaugurato all'Arengario di Milano la mostra che ripercorre gli albori del socialismo riformista. Il leader del PSI ha definito addirittura stupefacente l'attualità e la modernità del pensiero e dell'opera di Filippo Turati, che seppe mantenersi con critica sociale fedele e coerente ai propri ideali, socialisti, riformisti, democratici e liberali. Viviamo un tempo di cambiamenti straordinari che sollecitano cambiamenti straordinari, e il formarsi di una grande forza riformista, ha detto Craxi, non potrebbe che fortificare il sistema democratico ed imprimere un nuovo impulso al rinnovamento e al progresso della società italiana. La tradizione della critica sociale, ha concluso il leader del PSI, esige chiarezza di principi, ma indica la via dell'unità. Nel movimento sociale continuano le defezioni nel gruppo dirigente, ma il partito di Fini minimizza e chiama la mobilitazione sui temi della giustizia sociale. Mercoledì prossimo a Roma i missini manifesteranno contro la politica fiscale prevista nella legge finanziaria, contro la riduzione del costo del lavoro e il progetto Marini di riforma previdenziale, definita la replica di una truffa consumata già nel 76 con l'accordo governo-sindacati. Da oggi tutti gli studenti italiani sono tornati a scuola. Il primo giorno è scattato anche in quelle regioni che per motivi di calendario scolastico mancavano ancora l'appello: Lazio, Liguria e regioni meridionali. Sono 170.000 gli studenti in meno rispetto allo scorso anno, un fenomeno ormai diffuso per il continuo calo demografico. Col nuovo anno i problemi di sempre, l'attesa della riforma e il degrado di troppe strutture scolastiche. Le aule inadeguate risultano quasi 50.000 al sud, più di 16.000 al centro e quasi 15.000 a nord. In alcune città, come a Messina, l'amministrazione ha istituito una linea diretta a scuola per segnalare disagi e disfunzioni. Nonostante una leggera ripresa dei prezzi al consumo, a settembre il tasso di inflazione annuo si è mantenuto sul valore di agosto, il 6,3%, cioè il più basso dall'inizio dell'anno. Il dato, venuto oggi dalle 8 grandi città campione, dovrà essere confermato a fine mese dalle rilevazioni Istat su tutto il territorio nazionale. Operazione anti-racket stamane alla periferia di Napoli. I carabinieri hanno arrestato 3 dei 9 componenti di una banda di taglieggiatori capeggiata da un boss della camorra. L'operazione è scattata in seguito alle denunce di alcuni commercianti. Solo nell'ultima settimana a Napoli sono state presentate 8 denunce per estorsione, quante ne erano state presentate negli ultimi 7 mesi. La campagna anti-racket evidentemente comincia a dare i suoi frutti. Adesso c'è anche l'omicidio con patteggiamento. Resta da vedere se i killer sono veri killer o estortori travestiti da sicari. E quanto si chiedono i carabinieri di Siracusa dopo la cattura di 3 pregiudicati: Giuseppe Cubeta, 44 anni, il figliastro Giuseppe Valente, di 28, e un nipote, Gianmarco Fontana, di 21. I due giovani, accompagnati da Cubeta, che nell'occasione svolgeva la funzione di intermediario, si sono presentati nell'abitazione di un agricoltore di Floridia mostrandogli 2 pistole. «Ci danno 8 milioni per ucciderti», hanno detto i due all'imprenditore, aggiungendo che 4 li avevano già ricevuti, il resto lo avrebbero avuto al lavoro compiuto. Poi hanno fatto il nome del mandante, un uomo con il quale l'agricoltore aveva avuto di recente dei contrasti per motivi di interesse. Ma, e qui sta l'aspetto più paradossale della vicenda, in cambio di 4 milioni i due lo avrebbero volentieri risparmiato, anzi erano pure disposti a cambiare bersaglio, uccidendo proprio l'uomo che le aveva incaricate dell'omicidio. Un ricatto in piena regola che avrebbe avuto successo se l'agricoltore non avesse avvertito i carabinieri. Quando i due si sono presentati per riscuotere i 4 milioni, sono stati bloccati dai militari. Per adesso sono accusati di estorsione. Toccherà al magistrato inquirente stabilire quanto di vero c'è nel loro racconto. Carcere a vita per Maria Luigia Redoli, nota come la Circe della Versilia, e il suo giovane amante Carlo Cappelletti. Lo ha confermato la Corte di Cassazione per l'omicidio di Luciano Jacopi, marito della Redoli. Il cittadino questa volta si è fatto giustizia da solo. È l'opinione registrata a Oderzo, ricca cittadina del Trevigiano, sull'omicidio avvenuto stamane alle 2. Un ladro, uno zingaro, forse minorenne, non ancora identificato, arriva con altri 3 complici davanti alla boutique Jum. È su un'auto rubata, dentro c'è la refurtiva di un negozio di elettrodomestici precedentemente svaligiato. Con mazza e piccone tentano la spaccata. Rubano jeans e giubbotti per 6 milioni di lire. È la seconda volta in 4 mesi, dice il proprietario. Ma fanno troppo rumore, la gente grida. In una vicina casa un altro commerciante estrae dal cassetto una pistola, una Mauser 7.66 regolarmente registrata, e spara contro la macchina. L'autista è colpito al cuore.
La macchina cozza contro un muro, gli altri fuggono a piedi. Secondo la versione dell'uccisore, una pistola gli è stata puntata contro, ma la notizia non trova conferma dal sostituto procuratore di Treviso, Bruni. I ladri erano disarmati, sono nomadi che vivono in accampamenti vicini a Oderzo e che sono spesso causa di furti e azioni vandaliche. Per l'uccisore ora si profila un reato lieve di eccesso colposo in legittima difesa. Il cittadino della strada si è fatto giustiziere della notte. E veniamo alla pagina della cultura. Premio Italia a Pesaro. Sono di scena i giornalisti dell'est europeo in una tavola rotonda sul tema il ruolo dei giornalisti all'est e in occidente. Il nostro inviato Vanni Ronzisvalle. Appena ieri, come si dice, eravamo abituati ad avvicinare persino con un pizzico di perversa curiosità gli intellettuali, gli amici scrittori, i giornalisti del consenso o del dissenso sovietico. E tutt'altra l'aria che spira in questo incontro all'indomani degli eventi drammatici che hanno condotto i paesi dell'Est sulla strada della democrazia. Tema: il ruolo del giornalista nell'Est e in Occidente, che va letto piuttosto così. Che vuol dire fare il giornalista oggi all'Est, dal momento che la seconda parte del quesito non fa notizie? E con commozione ha detto Vitali Ignatenko, il nuovo direttore della TASS, che mi sento di far parte della Casa Comune Europea. Per i giornalisti democratici non esistono frontiere. Interessante, meno articolata, più passionale, la dichiarazione di Svyatoslav Starkov, direttore del più grande giornale del mondo, Argomenti e Fatti, 30 milioni di copie, che si pubblica a Mosca. Noi siamo stati e saremo una diga contro ogni fantasma di ritorno della dittatura. Bogomolov, rientrata alla Novosti dopo 12 anni, dice: il rischio anche in democrazia è che un giornalista perda il posto se scontenta i potenti dietro le sue spalle. Insomma, il rischio è che quella che dovrebbe essere stampa di informazione diventi stampa di partito. Bogomolov è un vecchio lupo solitario e non del giornalismo sovietico. È sopravvissuto a Brezhnev e gli si può credere quando sostiene: l'intento è fare nostro il vecchio credo di voi occidentali. Tutto ciò che merita di essere pubblicato lo pubblicheremo. Che del resto non è facile neppure per voi. Dopo un anno di restauro e una storia rocambolesca che lo dava per perduto fino a pochi anni fa, è ritornato a Firenze un affresco del Perugino del 1478. L'affresco fu staccato dalla Chiesa Maggiore di Firenze nel 1785 e venduto all'estero. L'anno scorso ricomparve in una casa d'aste londinese. Venne acquistato dalla Cassa di Risparmio di Firenze per 800 milioni di lire. Chi vive a contatto con i disabili tocca con mano un mondo che pochi conoscono nella sua interezza, mondo che ha bisogno di tutti e che viene troppo spesso dimenticato. Ogni individuo è la risultanza della interazione tra il suo patrimonio genetico ereditato dai genitori e l'ambiente in cui vive. Genova, nel campo della ricerca genetica in Italia, è all'avanguardia. Qui opera da 10 anni l'Associazione Italiana per la Ricerca, Prevenzione e Cura dell'Handicap e divulga costantemente i risultati degli studi. Si è accertato, tra l'altro, che le cause dell'handicap sono genetiche per il 40% dei casi, mentre il 60% si ripartisce tra i momenti post-concepimento, quali la gravidanza, il parto e il primo anno di vita. Ieri sera, al Teatro Margherita di Genova, i risultati delle ricerche sono stati illustrati. Piero Angela ha animato la parte scientifica con un suo quark genetica, mentre i professori Bruno Dalla Piccola, Paolo Duran, Tullio Regge e il premio Nobel Renato Dulbecco hanno illustrato gli obiettivi da raggiungere. Con loro artisti genovesi e liguri hanno dato vita ad uno spettacolo. Bruno Lauzio, Umberto Bindi, Fabio Fazio e Gino Paoli hanno voluto esserci per testimoniare in maniera inconfutabile che bisogna avvicinarsi al problema dell'handicappato superando ogni barriera sia sociale che politica. Ed è tutto per questa ultima edizione del TG2, grazie per averci seguito e buonanotte.
A Vienna si è sparsa la voce che in Austria si stanno spargendo delle voci. Deve essere sotto qualche cosa se persino il governo ha reso noto che si stanno spargendo delle voci. Il governo diffida espressamente dal prestare fede a queste voci e dal diffonderle. Se l'avessimo sentito così, soltanto come una voce, allora sa che cosa penso? Glielo dico in confidenza. Le voci riguardano la Avita. Ma cosa mi dice? Io ne so ancora di più. Chi diffonde queste voci vuole minare la fede che la popolazione ha in essa. Che mi dice? Si dice persino che ogni volta al loro nascere queste voci si sentano contemporaneamente in posti diversi e dunque è giustificabile l'ipotesi che si abbia a che fare con una organizzazione delle voci. Così dicono, ma in fondo sono soltanto delle voci. Chi può averlo saputo con tanta precisione? Su via, contemporaneamente, in posti diversi. Si dice anche che la diffusione di queste voci sia un tentativo da parte dei nostri nemici di gettarci nel caos. L'ho sentito anch'io. Si dice addirittura che queste voci facciano parte dell'arsenale dei nostri avversari. Sa una cosa? Sì. Io vorrei sapere che razza di voci sono. Che voci vuole che siano? Che razza di voci passano di bocca in bocca? Ma nessuno sa dire. Edizione! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Noie fraie feste! Raifo! Edizione straordinaria! Raifo! 208 fotografie di cadaveri. Mi accreditano a sufficienza presso i posteri. Non dubiteranno che io sia stata nel bel mezzo delle azioni eroiche. Ma per poterle offrire un esempio, perché lei veda che cos'è la vera descrizione di una battaglia, io le voglio leggere le frasi salienti della mia prossima corrispondenza. Prendo le mosse dalle 70 batterie che sparano in 4 gruppi così suddivisi. Uno ti concia per le feste la fanteria, il secondo l'artiglieria, il terzo le postazioni della riserva, il quarto blocca le vie d'accesso, quindi stia a sentire. I combattimenti nei boschi sono il più orrendo degli orrori, ci si crede accerchiati. E invece i rinforzi arrivati nel frattempo hanno già fatto un ripulisti. Ripulisti? Stia a sentire. Che gioia! Una cassa di uova tedesche! Io credo bene! Una cassa di uova tedesche! Così vengono chiamate quelle piccole bombe a mano che si possono scagliare come fossero sassi! Ho capito! Uno ha avuto una pallottola nel braccio, a un altro ha scoppiato il timpano, il tenente quasi sordo barcolla, uno accanto a lui ha uno shock nervoso, gli uomini si avventano sulla terza linea, poi i reparti d'assalto avanzano sui due lati e la ripuliscono. I metodi cambiano continuamente. Il più nuovo di tutti è quello dei reparti d'assalto e del ripulisti delle trincee. Nelle retrovie si prepara un campo di addestramento fatto su modello del fronte reale per insegnare a ripulire le trincee sotto il fuoco vero. Se c'è da svolgere una missione speciale, questa viene provata in tutti i particolari, come a teatro. La missione più facile, naturalmente, è il ripulisti normale. In testa hanno due lanciatori di bombe a mano. Lanciata la bomba a mano, il gruppo si precipita intorno al pontile. Poi la fanteria che viene dietro occupa le trincee ripulite, ossia conquistate. Ma mi dica, lei tutto questo l'ha visto coi suoi occhi? Sapesse quante altre cose le potrei raccontare. Non ho mai visto tanti cadaveri. Si lavora giorno e notte per seppellirli tutti. Qualche oca, scappata dalla gabbia distrutta, passeggia ora allegramente in mezzo al fuoco tambureggiante. Ebbene? Che ne dice? Sono entusiasta! E se non ci fosse questo fatto della pulizia, nessuno si accorgerebbe che l'ha scritto una donna!
Cosa vuol dire? Voglio dire, il modo in cui lei descrive questo ripulisti, il fatto che lei dia tanta importanza alla pulizia delle trincee. Come? Come? Sì, la pulizia, come ne parla bene? Dilettante! Ripulire vuol dire massacrare! Non mi dica! Voglio mandare la mia corrispondente! E perché no? Solo le consiglio di cancellare la frase finale. La frase finale? Qualche oca, scappata dalla gabbia distrutta, passeggia ora allegramente in mezzo al fuoco tambureggiante. Dovrei cancellare questa frase! Sì. Perché? Così. Ma mi dica perché. Ma proprio non lo sa. Cosa? Che l'ufficio stampa militare ha deciso... Ma che cosa? Di autorizzare d'ora in avanti, oltre a lei, un altro paio di donne corrispondenti di guerra. Grazie. Da casa d'Austria. Nel mondo alla mia nascita un sacco c'era di guai. Bisogna qui infischiarsene, io subito pensai. Un singolar bailamme, quello che allor c'è stato. Come mi tocca vivere, nulla mi risparmiato. Se fosse stato concesso all'imperatore Francesco Giuseppe di vivere più a lungo... Ma lei trascura il fatto che a lui è stato concesso di vivere più a lungo. Ma l'imperatore non è morto l'anno scorso. Anche se potesse indurmi a credere alla morte di Francesco Giuseppe. Non credo in alcun modo che sia mai vissuto. Mai nella storia del mondo una così forte non personalità ha impresso il suo marchio su tutte le cose, le forme. 70 anni di rammollimento del cervello, del carattere, di una serie di popoli che potevano stare insieme solo a questo prezzo, forse nemmeno a questo. Ecco il contenuto di questi giorni di governo: un appiattimento, un incialtronimento, una corruzione di tutti i valori più nobili di una stirpe che non hanno precedenti nella storia del mondo, soprattutto per la mendacità con la quale, in virtù dell'unico progresso di quest'epoca, l'evoluzione della tecnica giornalistica, un'apparenza ha potuto venir piazzata davanti a una mostruosità, e la leggenda della giovialità ha potuto dispiegarsi sulla mortale realtà del vuoto. Come? L'imperatore della pace per eccellenza, quello che nella sua grande affabilità faceva tutto per i bambini, il re cavaliere, il buon vecchio di Schönbrunn, cui nulla è stato risparmiato. Così lei ne parla? E soprattutto ora che è morto? Proprio questa entità gioviale, benevola, cui nulla fu risparmiato e che proprio perciò nulla volle risparmiare al mondo, decretò la morte del mondo. No, era soltanto un pedante, non un tiranno, soltanto freddo, non feroce. Era un lavoratore instancabile. Tra le varie condanne a morte ne firmò anche una che abbatté l'umanità. Ne ho fatto una canzone, lunga quanto la sua vita, una melodia infinita che gli metto sulle labbra nel momento in cui fa il suo ingresso nel mio dramma sulla guerra mondiale. Questi tragici couplet, insieme a gran parte del dramma, li ho scritti nel 1915, quando cioè lui era ancora in vita. Se proprio insiste nel credere, amico mio sognatore, che ora regni su di noi un Carlo e non più Francesco Giuseppe. Thank you.
ancor più bella assai Berlino, o Vienna qui nel cuore sino. Sono agitato! Ma ancor più bella assai Berlino, un bello mondo e tu volentieri andrei a quello scelto Benedino. Ma poi ci ripenso, sapete perché? Perché il sesso debole è debole ahimè. E perciò ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Un bel rendezvous volentieri farei a quello scelto Benedino, ma poi ci ripenso, sapete perché, eccoci qua. Sì, voglio fare, ora fai il male. È l'ultima volta. L'ultima volta ci puoi contare. Anche per me. Scommettici quello che vuoi. Ma perché? Dimmi perché. Dimmi solo perché il Signore mi ha punito così. Proprio a me doveva dare tempo e castigo. Giusto a me che devo fare questa vita. Perché non è l'altro? Ho sfacchinato fino a notte fonda. E tutto per te. Tu mi ammazzi. La tua beneficenza, i tuoi comitati e sottocomitati assistenziali, le tue sottoscrizioni, io che so io, e i concerti e i salotti di cucito e le sedute dove si sta sempre in piedi e ogni giorno ospedali, Dio, Dio, che vita, casa, casa tua, guarda da me, non ne hai ancora abbastanza. Io non sto bene. Non ho forse dovuto aiutarti? Su e giù per le scale, finché quelli hanno detto ci lascerà una buona volta in pace quello lì, e tu sei diventato vicepresidente. Credi che abbiano bisogno di te? Tanto, perché tu lo sappia, la tua carriera la devi tutta a me, a me, a me, a me. E anziché morto oggi potresti essere al suo posto, ma tu sei un incapace. Ecco cosa sei. Per l'amor di Dio, ti prego, nella mia posizione hai già rischio abbastanza. Me ne infischio della tua posizione se non facciamo neanche un passo avanti, perché sono corsa io, tu hai una posizione, ho galoppato io, ne ho passate, non sapevo più se c'era una riunione della Bund, un tè dalla Wienert, la giornata dei fiori credevo che fosse per le madrine di guerra e non per i profughi, e c'era la prima di corso Gold, e poi sempre funerali, balli nelle corse, il guerriero, lo scudo. Quando hanno inventato il calice di guerra ti sei subito agitato. Ti conosco bene, ma non ti avevo mai visto così. Hai voluto essere presente a tutti i costi. Di te non parli? La tua ambizione mi porterà alla tomba. Adesso ti dirò la verità, perché non sei arrivata ad essere Flora tu. Solo per i tuoi cappelli una fortuna avrei dovuto. Flora Dumb, mi metti tu, hai questo coraggio a mescolarmi Flora con la Dumb. Io una nata barda, ma tu lo sai cosa sei, un arrampicatore, ecco cosa sei, vieni dalla feccia. Ma poi ci ripenso, sapete perché? Perché il sesso debole è debole a me. E perciò ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella sei Berlino. Ho Vienna qui nel cuoricino, ma ancor più bella è assai Berlino. Allora, cosa sarebbe
la gloria degli eroi. Lo può desumere da questa critica teatrale. La vorrei sentir leggere da lei. Burtheater. La serata odierna al Burtheater era in onore delle vedove e degli orfani degli eroi di Ushetsko. Lo squadrone di riserva dell'Imperial Regio Reggimento Dragon Imperatore numero 11, tenente colonnello Ron, ha organizzato una rappresentazione di gala per le vedove e gli orfani dei camerati caduti presso Ushetsko. Tutti ricordano l'eroica, gloriosa prova dei dragoni imperiali sul fiume Niest. Essi difesero l'avamposto contro innumerevoli attacchi, sfidando forze preponderanti, finché, dopo mesi di aspri combattimenti, le masse del nemico poterono espugnare l'avamposto ridotto a un cumulo di macerie. I valorosi di Ushetsko sono stati salutati oggi sulla scena del Burtheater dal pubblico viennese, che ha tributato loro un caloroso omaggio. Questo bel pensiero di festeggiare gli eroi di Ushetsko era la base del prologo scenico scritto per l'occasione dalla nostra squisita poetessa Irman von Effer. Essa ha ambientato la vicenda nei luoghi degli aspri combattimenti, e il pittore Ferdinando Moser ha rievocato con mano felice sulla scena il paesaggio del Niestro davanti al caposaldo, alle cui spalle il Niestro si snoda nel crepuscolo lunare come un nastro d'argento. Sono accampati i dragoni imperiali e molti di quelli che questa sera animavano la scena poco tempo fa si trovavano ancora in mezzo alla paurosa battaglia del Niest. La maggior parte di essi portava le meritate decorazioni, e dopo la fervida allocuzione il capitano Zamorski, un eroe di Ushetsko, ha cantato il nuovo inno del reggimento. I soldati sulla scena si inginocchiarono e intonarono l'inno nazionale, cui si unì anche il pubblico. Applausi scroscianti. Il sipario dovette alzarsi varie volte e la sala strapiena osannò agli eroi, che ringraziarono con un vigoroso saluto militare. Al prologo scenico seguì la messa in scena del Mangiadone di Eisner, con Fritz Werner e Betty Mira nei loro ben noti brillanti ruoli. No! Non può essere vero! E perché mai? Non può essere vero! Mi dica che è roba sua! Che tutto questo è roba sua! La ringrazio! È roba mia! Standola a sentire, si direbbe che quella rinascita spirituale che tutti attendevano, in realtà, non sia mai avvenuta. A momenti lo credo anch'io, ma credo anche che l'affare sanguinoso che i rappresentanti di commercio tentavano di rendere più allettante, prospettando quella rinascita spirituale, finirà nella più grande bancarotta a cui questo pianeta abbia mai assistito. È strano, non c'è un fiammifero che si accenda. E per via dell'ultimatum alla Serbia. Dico che non c'è un fiammifero che si accenda. E io dico perché si è riusciti ad appiccare il fuoco al mondo. Ma una volta che ci sia la pace, allora comincerà la guerra. Ma tutte le guerre sono terminate con una pace. Questa no! Questa non si è svolta alla superficie della vita! No! È imperversata dentro la vita stessa! Il mondo perisce e non lo si saprà. Tutto quanto era ieri lo si sarà dimenticato. L'oggi non si vedrà e non si temerà il domani. Si sarà dimenticato che si è persa la guerra, dimenticato di averla cominciata, dimenticato di averla combattuta. Ecco perché la guerra
non finirà! Ma una volta che ci sia la pace, non ci si sazierà più della guerra! Lei ha da ridire persino sull'avvenire! Io sono e rimango un ottimista! I popoli, sbagliando, disimparano! Anzi, sparano! Berliner Zeitung, edizione di Mezzogiorno. La polizia! I primi profumi della primavera. Facendo girare il cannone si sente un rumore come se delle vere granate volassero sopra la testa. La polizia chiude il vecchio delle veneri maschili nella Kaltstraße. Cerini Postazione della sera. Kulman non cederà mai l'Alsazia. Dogan Zeiger, sensazionale lo scoccio d'Overtime. Abendblatt alle 8. Esatto, impiegato da un albero nella foresta per trasformarsi in un giornale, ha fornito al proprietario di una cartiera dello Harz lo spunto per un interessante esperimento. Alle ore 7:35 fece abbattere nella vicina foresta tre alberi, i quali, eliminata la corteccia, vennero trasportati nella locale fabbrica di cellulosa. La trasformazione dei tre tronchi in pasta di legno fluida avvenne così rapidamente che già alle 9:39 il primo rotolo di carta da stampa usciva dalla macchina e già alle 11 antimeridiane il giornale veniva venduto per strada. Quindi erano state sufficienti 3 ore e 25 minuti perché il pubblico potesse leggere le ultime notizie stampate sul materiale tratto dagli alberi, sui cui rami gli uccelli
avevano cinguettato al mattino. Sono dunque le 5. La risposta è arrivata. L'eco della mia sanguinosa follia e nient'altro. Se non questo suono mi giunge ormai dalla creazione devastata. Questo suono col quale 10 milioni di moribondi mi accusano di vivere ancora. Io che avevo gli occhi per vedere il mondo così, con uno sguardo che l'ha colpito e l'ha fatto diventare come io lo vedevo. Se è stata giustizia del cielo che accadesse, è stata però un'ingiustizia non annientarmi prima. Ho meritato questo appagarsi della mia angoscia mortale di fronte alla vita. Che cos'è che prolifera nelle mie notti? Perché sono stato prescelto soltanto per riabilitare Tersite e non anche per disonorare Achille? Perché non mi è stato dato il vigore per abbattere il peccato di questo pianeta con un colpo d'ascia? Perché non mi è stata data la forza intellettuale per costringere l'umanità stuprata a mettersi a gridare? Perché il mio grido di risposta non è stato più forte di questo stridulo comando che ha avuto il potere sulle anime di un globo terrestre? Io conservo documenti per un'epoca che non li comprenderà più o che vivrà così lontana da quanto accade oggi che dirà che ero un falsario. Ma no, non verrà il tempo di dir questo, perché quel tempo non ci sarà. Ho scritto una tragedia il cui eroe soccombente è l'umanità, il cui conflitto tragico, essendo quello tra mondo e natura, finisce con la morte. Ahimè, poiché non ha altro eroe che l'umanità, questo dramma non ha nemmeno altro ascoltatore. Ma di che cosa perisce il mio eroe tragico? È un eroe che perisce in conseguenza di una situazione che ha operato su di lui come ebbrezza e insieme come costrizione. Ci sono dei colpevoli? No, altrimenti ci sarebbero dei vendicatori, altrimenti l'eroe umanità si sarebbe sottratto alla maledizione di essere schiavo dei propri strumenti e martire della propria necessità. Per cosa siete morti? Ah, se nel momento del sacrificio aveste saputo del profitto che cresce malgrado... No, anzi, col sacrificio, e di questo si ingrassa. Già che mai, prima dell'irrisolta guerra delle macchine,
ci sono stati profitti di guerra così scellerati. E voi, vincitori o vinti, avete perso la guerra, che è un guadagno per i vostri assassini. E se qualcuno avesse sussurrato al diavolo che nel primo anno di guerra, nel primo anno, una raffineria di petrolio avrebbe realizzato un aumento del profitto netto del 137% sul capitale azionario totale? L'istituto di credito, un guadagno netto di 19 milioni? E gli usurai della carne, dello zucchero, dell'alcol, della farina, della gomma, della lana, del ferro, dell'inchiostro e delle armi sarebbero stati risarciti 100 volte della svalutazione del sangue altrui? Il diavolo avrebbe fatto propaganda per una pace rinunciataria. E per questo siete stati 4 anni nel fango e nell'acqua. Volevano che restaste in vita, perché non avevano ancora rubato abbastanza nelle loro banche, mentito abbastanza nei loro giornali, vessato abbastanza nei loro uffici, strapazzato abbastanza l'umanità. Non avevano ancora ballato fino alle ceneri e alla quaresima, questo grande carnevale tragico dove gli uomini sono morti sotto gli occhi della corrispondente di guerra e i beccai sono diventati filosofi honoris causa. Se uscissimo sani da questa avventura, per quanto afflitti, impoveriti, invecchiati, e la magia di un supremo taglione ci desse il potere di chiamarli a rispondere uno per uno, loro, i caporioni del crimine universale che sopravvivono sempre, e potessimo rinchiuderli nelle loro chiese e lì, come hanno fatto i vecchi serbi, estrarre a sorte una condanna a morte ogni 10, ma poi non ucciderli, no, schiaffeggiarli e dir loro: come? Non sapevate? Non immaginavate che a seguito di una dichiarazione di guerra, tra le possibilità innumerevoli di orrore e di vergogna, c'è anche quella che ai bambini manchi il latte e ai cavalli la biada? Come? Non misuravate la sventura di una sola ora di angoscia per una prigionia che dura degli anni? Di un sospiro della nostalgia? Dell'amore lordato, conculcato, assassinato? E non vi siete accorti come la tragedia si trasformasse in farsa? Ovvero, per la compresenza della mostruosità attuale e dell'antico delirio formalistico, in operetta! In una di quelle ributtanti operette di oggi, il cui testo è un insulto, la cui musica è una tortura! Al riparo della tecnica, l'isteria sopraffà la natura. La carta comanda l'arma. Le rotative avevano fatto di noi degli invalidi, già prima che ci fossero le vittime dei cannoni. Non erano già stati evacuati tutti i regni della fantasia quando quel manifesto dichiarò la guerra alla terra abitata. Non che la stampa abbia messo in moto le macchine della morte, ma ci ha svuotati i cuori da non poterci più immaginare come sarebbe stato. Ecco la sua responsabilità nella guerra. E del vino della sua lussuria tutti i popoli hanno bevuto e i re della terra hanno fornicato con lei, e noi cademmo per colpa della puttana di Babilonia che in tutte le lingue del mondo ci persuase che eravamo nemici e che ci doveva essere la guerra. E voi sacrificati non siete insorti contro questo piano? Voi laggiù, voi assassinati, voi buggerati, non siete insorti contro questo maneggio?
Avete sopportato la libertà e il benessere degli strateghi della stampa, dei parassiti e dei buffoni, al pari della vostra sventura, della vostra coercizione. Non avete disertato verso la guerra santa per liberare noi dell'interno dal nemico mortale che ogni giorno ci bombardava il cervello di menzogne. Hanno venduto la vostra pelle al mercato, ma anche dalla nostra. Il loro senso pratico si è ritagliato il suo portafogli. Ma voi avevate le armi e non avete marciato su questo retroterra. Non avete fatto dietro fronte da quel campo del disonore per fare una guerra più onorevole, per salvare noi e voi. E morti? Non risorgete dalle vostre fosse? Per chiamare quella genia a rispondere? Per comparir loro nel sonno con la faccia stravolta che avevate morendo, con la maschera cui la vostra giovinezza è stata condannata da questa regia della demenza. Alzatevi dunque e andate loro incontro, destate il loro sonno col grido della vostra agonia. Sono stati capaci di abbracciare delle donne nella notte che seguì alla giornata in cui vi avevano scannato. Salvateci da loro, da una pace che ci porta il contagio della loro vicinanza. Salvateci dalla sciagura di stringere la mano a giudici militari reduci, di incontrare carnefici tornati in borghese. Aiuto! Voi trucidati! Aiutatemi! Che non debba vivere tra uomini che ordinarono che dei cuori cessassero di battere, che delle madri incanutissero. Quanto è vero Iddio, soltanto un miracolo può porre rimedio a questa atroce vicenda. Destatevi da questa rigidità. Fatevi avanti. No, non per la vostra morte, ma per quel che avete vissuto. Voglio vendicarmi su coloro che ve l'hanno imposto. Ho fatto di loro delle ombre. Quelle ombre che essi sono e che volevano bugiardamente trasformare in parvenza. Li ho spogliati della carne. Ma ai pensieri della loro stupidità, ai sentimenti della loro malvagità, al tremendo ritmo della loro nullità, io ho dato dei corpi e li ho fatti muovere. Se si fosse registrata in un fonografo la voce di quest'epoca, la verità esterna avrebbe smentito quella interna e l'orecchio non avrebbe riconosciuto né questa né quella. È così che il tempo rende l'essenza irriconoscibile e sarebbe disposto ad amnistiare il più grande delitto che sia mai stato commesso sotto il sole, sotto le stelle. Io ho salvato l'essenza. Il mio orecchio ha scoperto il suono delle azioni, il mio occhio il gesto dei discorsi e la mia voce, là dove si limitava a ripetere, ha citato in modo che la nota fondamentale venisse fissata per tutti i tempi. E se i tempi non ascoltassero più, ascolterebbe un essere al di sopra di loro? La tragedia che si compone delle scene dell'umanità che si decompone, io l'ho presa su di me, perché lo spirito che ha pietà delle vittime la ascolti, quando anche abbia per sempre rinunciato al contatto con un orecchio umano,
riceva esso la nota fondamentale di quest'epoca, l'eco della mia cruenta follia che mi rende corresponsabile di questi rumori. La faccia valere come redenzione. Ebraica! Alcuni di questi signori ufficiali non li conosco ancora. Strano nome, simpatico! L'avvicinamento è battuta da un bombardamento a tappeto! Idioti! Postazioni distrutte dall'artiglieria! Questi idioti ti rovinano anche i più bei successi! Ma via! Facciamo finta! Niente! E assassina! Nella loro
Io sì, al raggio dei soli e degli astri, battaglia! E ottenendo vergogne e disastri, uniti nel crimine! Tu! Che solo cosa ci servi? Agli occhi d'eccellenza! Fino al nord! Bombe a mano! Sono delle cassate, mogano, si chiamano bombe a mano. Galleria! Qua, accidenti voi austriaci, siete gente gagliarda. Prima la minestra del boia, poi patè del macello con sanguinaccio. Grazie, grazie signori, io vi ringrazio. Ora basta con queste note solenni. Si affonda, questi festeggiamenti ce li riserviamo per la vittoria finale. L'artiglieria è stata abbandonata, le truppe sono demoralizzate, la cavalleria nemica ci incalza da vicino. Cosa? Vigliacchi! Vigliacchi! Quei porci di trincea! Porci! Di trincea! Ma ora una delle vostre liete canzoni austriache, ora, del vostro meraviglioso Lehar! Ora un'altra delle vostre liete canzoni viennesi, del vostro meraviglioso Lehar, che tanto ci ha rallegrati sul fronte occidentale! Il menè ci ha avuto noi un giorno per cena! Follia, a mo' di cibo inghiottito, abietti di cuore, ancorché tracotanti, di due e sifilide rappresentanti, cacciatori di teste, eroi, barattieri, lanciatori di bombe. Ho sentito una strana storia di una esecuzione con estrazione di denti, roba del genere. È nato dal fatto che aveva da impiccare un sedicenne perché era un comitati. Allora lui chiese al medico di constatare se per caso non avesse già un dente del giudizio e il medico disse di sì. Allora lui scrive 20 anni e lo impiccano. Dunque si è fatto di controllare. Arriverà il famoso balletto del vostro teatro imperiale? Sì! E la settimana prossima arriva un cabaret coi fiati! Merito mio, signor colonnello! Come sarebbe a dire? L'idea è stata mia! Ma mi sono subito accorto che lo zoccolo era sporco di merda. E quello dice no, lo zoccolo è pulito, deve essere successo uscendo dalla stalla. Beh, io prendo la sciabola, tolgo la merda dallo zoccolo e gliela spalmo sul muso a quel porco. Bravo! E c'era. Guardi il generale, che cosa le avevo detto? Signor maggiore, sa dirmi a che punto è la battaglia? I nemici hanno lanciato un'offensiva. I nemici hanno fatto leggermente ripiegare le prime linee. Speriamo che riusci a tu a cosa stai pensando? Pensatore! Sto pensando sai proprio adesso la gamba su terra per nome. Hai giocato a Brigio a Baccarat, che culo che fai! Ora l'hanno proposto e sapessi che effetto. Ma quel che ho il petto io! Che fianchi! La smetta! Che è un uomo terribile! Sempre lui! Con le sue porcherie! La massa tossica schizza via e produce
denuncia piaghe purulente con un'escrezione, come un vero scolo. Nella nostra divisione, una volta scommisero, sai, Sua Altezza Imperiale il Capo di Stato Maggiore, se durante l'esecuzione di un quattordicenne avviene o non avviene una cosa. Come la chiamano, dottore, una parola così buffa? Eiaculatio seminis. Sì, giusto, naturale, se era divertente, però... Andata! Giustiziare dei quattordicenni, ma è permesso? Sì, caro capocommissario, e come? Che al 92esimo dei tizi che hanno mangiato una scatola della razione di emergenza li hanno legati ai reticolati per farli prendere a fucilate dai russi! Beh, certo, se toccano le razioni di emergenza... Il mio motto è... In guerra non si combatte solo contro il nemico, ma anche i nostri devono accorgersene. Da noi facevano fare la coda per l'esecuzione e una donna che portava il burro per lo Stato Maggiore e doveva aspettare, gli hanno detto di mettersi in coda e hanno impiccato anche lei. No, non c'è niente da ridere. Errare è umano. Della divisione in ritirata hanno già raggiunto la località, sede del comando. Riparce! Che cosa hanno fatto? Di questi cani di trincea! Ma dove? Dove? Dove erano le mitragliatrici per spingerli avanti? Questi porci di trincea! Per Dio! Sono cose che capitano solo a noi! Che fine ha fatto la nostra superiorità nell'artiglieria? Figliacchi! Figliacchi! Questi cani di trincea! Tutto tira via! Dopo 4 anni di lotta senza pari! Esemplare! Contro una forza preponderante! L'esempio! La nostra gloria! La nostra gloria! Sulla testa, signori! Non possiamo né dobbiamo, proprio ora, alla vigilia della vittoria finale! A testa alta! Possiamo signori, e dobbiamo! E non possiamo perderci l'animo, signori! Proprio ora, alla vigilia della vittoria finale! Non possiamo e non dobbiamo perderci l'animo! Non possiamo a testa alta! Alla vittoria finale! Signori, non perdiamoci l'animo! Signori, signori! Ma ciò che facciamo, lo facciamo! Davvero! La vostra ci appare una stella cadente. Il nano marziale osservammo alla lente. Fu dura la prova. Ora udite il verdetto. L'idea di annettervi sia lungi da noi. Perderemo prestigio a contatto con voi. Al vostro possesso rinunciamo fermamente e l'affare sbrighiamo assai ben diversamente. Nel cosmo abbastanza voi avete parlato. Già l'eternità il suo corso è iniziato, perché al fin sulla vostra ancor trepida terra la vittoria finale ponga fine alla guerra, e perché in alcun modo non sia contrastata, con grande successo l'abbiamo bombardata! Dio è con noi! Ce la faremo! Ecco che alla fine arrivano anche qua dentro. Sono passati. Continuate a suonare. Le nostre pietanze non erano riuscite sul piatto. Questo oggi noi altri avevamo condite per bene all'uso tedesco, verdura essiccata e grana.
capitano convoca la corte. Non sarà mai del Kaiser la mia morte. Tu del Kaiser non sei che lo scherano. Da morto più non saluto, capitano. Quando sarò vicino al mio signore, sotto di me avrò l'imperatore e me ne riderò del suo comando. Dov'è il paese? Là mio figlio sta giocando. Scorgo un uomo caduto per divino volere. Qui anche noi abbiamo da compiere il nostro dovere. Questi sono tempi cupi, di svaghi non è l'ora. L'abito non fa il monaco, ma nemmeno la suora. Fango, dolore, morte non fa più differenza se non c'è il sesso. Onore all'intera discendenza. Alla sembianza mia, la tua fosse abituata. Io non so chi tu sia, o maschera graziata. Giunti al colmo d'orrore, adempiendo il dovere, non ci è dato conoscerci e nemmeno vedere. Non abbiamo diritto ad un sesso, ad un volto. Il nostro dovere, volto e sesso, ci ha tolto. Ostacoli e rimpacci. Con gli anni che abbiamo non c'è da scherzare. Corriamo il pericolo di farci ammazzare. È roba da piangere, son proprio stizzito. La fine è del mondo, siamo in guerra, capito? La prova del fuoco, qui già sollevati, qui c'è agitazione, se lo riportiamo faremo sensazione. Da fonti speciali ci abbiamo informare, e quel che interessa è il particolare. La gente ci sguazza, il dettaglio è pregiato, la sorte di noi è un bel comunicato. Su presto affrettate, mi torno guardate, mi fasci dottore, lasciate, lasciate. Fasciate, o morrò dissanguato. Al primo ospedale. Marsch, Orden segno, ciondolare, morire per la patria o vi faccio crepare. Pensate che presto io non ve lo mostro. Sparate al nemico o io sparo sui nostri.
eco infinita gloria. La nostra strategica intatta potenza ricorre agli estremi poteri della scienza. Mica credeteci a mare di guai, voi morti dovreste compiangerci assai se un dì risultasse che in vano penammo. Chi rischia la pace la rischia a suo danno. Già l'eternità il suo corso ha iniziato.